Sono 10 le persone finite in custodia cautelare in Francia e in Belgio con l'accusa di aver fornito armi ad Amedi Coulibaly, autore dell'attacco all'Hypercacher avvenuto alla periferia di Parigi il 9 gennaio 2015. I fermi sono iniziati lunedì. Gli inquirenti cercano di ricostruire i passaggi fatti dalle 4 pistole dai due Kalashnikov prima di finire nelle mani di Coulibaly. L'ipotesi è che le armi provenissero dalla Slovacchia e siano passate da un intermediario in Belgio prima di essere rivendute alla società della compagna di Claude Herman, un belga legato all'estrema destra francese attualmente in carcere per traffico di armi. Nel supermercato Coulibaly uccise 4 persone, tutte ebree, e il giorno prima a Montrouge assassinò un poliziotto.